Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo story time e parlarvi dell'esperienza più assurda e dell'incontro diretto che io ho avuto con una vera e propria hater. E non vi sto parlando di una persona che magari mi ha fatto una critica costruttiva, sto parlando di una persona abbastanza fuori di testa che mi ha spaventato tantissimo, che si è presentata ad un incontro e che, ragazzi, non sto scherzando, io avevo paura che tirasse fuori dalla tasca un coltello, qualcosa, era fuori di sé, tremava. Comunque, adesso vi racconto tutto e tra l'altro non so nemmeno perché, ma questa, cioè, non so nemmeno perché non ve l'ho raccontata prima questa cosa, ma scusatemi i capelli di oggi, che è il secondo giorno, cioè ieri, li ho levati ieri, oggi sembrano già sporchi, quindi ci ho messo 10 kg di shampoo secco e li ho raccolti in questa specie di pettinatura del lottatore di sumo che per mia fortuna va abbastanza di moda. Comunque, e sto indossando di nuovo l'illuminante, fatemi i complimenti, ditemi che sono brava perché sto andando un po' contro i miei gusti, perché mi dite in tanti che mi sta bene, quindi lo sto facendo. Ritornando al discorso, non ho voluto parlare prima di questa questione, sinceramente non so perché è passato un bel po'. E non vi ho parlato prima di questa cosa perché questo evento mi ha spaventato talmente tanto, questa persona mi ha messo talmente tanta ansia, che non vi nascondo che non volevo più fare incontri da quando mi è successa questa cosa. E poi ho rifatto l'incontro a Trieste, in realtà è andata benissimo, però avevo molta paura e infatti una ragazza mi ha detto: ma io ti ho visto degli incontri, eri sospettosa. Molto probabilmente ero sospettosa perché ero terrorizzata che mi succedesse di incontrare di nuovo questa persona, o comunque una persona un po' così come questa, ok? Vi racconto tutta la storia. Allora, all'incontro più o meno di fila c'erano 3-4 ore di fila, forse anche di più, per venire da me. Gli incontri sono così, io mi metto lì davanti a un panel con la mia foto, eccetera, in questo caso con tutto il team di Benefit, c'era anche Eric che mi filmava tra l'altro, e tutti però a distanza, ovviamente c'è il team di Benefit a qualche metro, Eric dall'altra parte, anzi stava vicino a loro che mi filmava, all'epoca ancora non lo conoscevate, e però lui era già lì e mi filmava, e io avevo lasciato appunto la mia videocamera dei vlog. E questa, e praticamente, e poi c'era la fila di ragazze e ragazzi che volevano incontrarmi. Ovviamente io mi fermo sempre qualche minuto con chi viene e aspetta ore e ore di fila per vedermi, quindi la fila si fa anche un pochino più lunga, proprio perché a me piace dare il tempo a chi viene per vedermi e non dire solo ciao, foto e via, no? Cioè, voglio sempre fermarmi un po', chiacchierare, magari rispondere a qualche domanda, visto che avete l'opportunità di vedermi dal vivo, anche magari solo una volta nella vita o comunque una volta ogni morto del Papa che riesco ad organizzare un incontro, è sempre bello poter chiacchierare un po' con voi e dedicarvi il tempo che vi meritate, perché se io sono qui e faccio quello che faccio nella vita, lo devo a voi, quindi ci tengo agli incontri di mostrarvi dal vivo quello che per me siete, quello che provo per voi. E quindi appunto c'erano diverse ore di fila e ad un certo punto, dopo che io stavo lì già da 3-4 ore, quindi questa persona deve aver aspettato almeno 3 ore in fila, ok, per incontrarmi. Arriva il suo turno, le ragazze che stavano prima lì con me le saluto, arriva il turno di questa persona e questa persona più grande di me di età, sui 40, sulla cinquantina più o meno, ho notato subito che, non so come dire, non era rilassata, cioè era tutta agitata e tremava, ok? Però quando si è avvicinata, calcolate che il team di Benefit stava più o meno a 2 metri da me ed Eric anche, e c'era abbastanza casino, quindi quando le persone mi si avvicinavano, a meno che non gridassero, loro non potevano sentire quello che mi dicevano. Questa persona, appunto più o meno sulla cinquantina, mi si avvicina tutta agitata, però viene, mi dà i 3 baci, la saluto, l'abbraccio, perché io ogni, cioè agli incontri quando con i miei follower io li abbraccio, do 3 baci e li abbraccio, ok? Io non do la mano, cioè per farvi capire. E questa persona, probabilmente poi ho capito per non, cioè per non dare nell'occhio al team di Benefit e ovviamente ad Eric, eccetera, ha fatto finta di essere come gli altri follower che erano lì, quindi si è avvicinata con un sorriso molto, come dire,
finto, tremando, però si è avvicinata e mi ha dato i 3 baci e mi ha abbracciato, se non sbaglio, proprio per non dare nell'occhio. Ad un certo punto prende ed inizia quello che era un monologo che lei sicuramente si era già preparata 1000 volte nella sua testa. E a parte che questa persona era veramente strana, oltre al fatto che stesse tremando e non fosse tanto in sé, era molto agitata e aveva gli occhi tipo così un po' sbarellati ed aveva delle macchie di colore sul viso e anche sui vestiti, se non sbaglio, comunque delle macchie blu, ed è per questo che poi, parlando con il team di Benefit, quando ho raccontato la questione, si sono ricordati di lei perché tutti hanno notato questa tizia con queste macchie in faccia, tipo come di pennarello, non lo so, comunque diverse macchie blu scure in faccia, che vi giuro non so se potessero essere ematomi, lividi, non lo so, o forse era semplicemente inchiosso, non lo so. E comunque molto agitata, e mi ha un po' spaventato questa persona, però cioè, se sei lì per incontrarmi, io non ti giudico, nel senso ascolto quello che vuoi dirmi. Ti sei fatta 3-4 ore di fila per vedermi, mi sembra il minimo. E questa inizia con un monologo, ragazzi, e mi fa: sì, perché tu mi hai bloccata, non so nemmeno dove, perché? E io le faccio: no, guarda, cioè mi dispiace, evidentemente devo aver letto qualcosa di brutto e devo averti bloccata, ma non so adesso esattamente, cioè non è che io so esattamente chi sei. No, invece secondo me ti ricordi, perché io ti ho detto che tu devi tornare con il tuo ex, perché tu devi stare con Tomas e questo non va bene che tu l'abbia lasciato. E io lì tipo non sapevo seriamente cosa dire, perché ragazzi, in 10 anni che io faccio gli incontri non mi era mai capitato, mai, mai, che nessuno si facesse ore di fila per incontrarmi per dirmi queste cose qua, cioè nel senso, come puoi venire a dirmi che io devo stare con il mio ex marito perché l'hai deciso tu, che ne sai? E poi mi fa: perché io, sai, io non giudico chi non conosco, però tu dovevi restare con il tuo ex marito e dovresti rimetterti con lui. Io così, e mi ricordo di averle detto: mi sembra che tu stia giudicando perché non mi conosci, però sei qui a giudicarmi, nel senso, no? Cioè è molto strano, perché io, cioè, non so chi sia, non sapevo chi fosse. E lei non sa chi sono io, perché comunque delle faccende mie private tu puoi sapere quello che hai visto tramite i video, ma ragazza mia, non è che sono al Grande Fratello che tu mi vedi 24 su 24 e sai esattamente cosa è successo tra di noi. Evidentemente, se io e il mio ex marito l'ho lasciato, un perché ci sarà, forse anche più di uno, o anche se ci fosse solo un perché, magari è bello grosso e basta quello. Ma non devo sicuramente giustificare le mie scelte di vita ai miei follower, perché ai miei follower non interessa, cioè certo c'è la curiosità, ma non è che vengono lì a dirmi tu devi, cioè lei mi ha detto tu devi rimetterti con il tuo ex marito, e poi mi fa: perché tu sei cambiata e il fatto che tu l'abbia lasciato, cosa mi ha detto? Il fatto che tu l'abbia lasciato a me non sta bene, rimettiti con lui, hai capito? E io così, cioè con questo tono è tutta agitata, e poi mi fa: e beh, se proprio devi definirmi una hater, definiscimi una hater. Calcolate che il tutto, lei lo ha detto tutto di getto, e sì, io mi ero resa conto che sta cosa se l'era già preparata da prima, ok? E il tutto molto, cioè stava tremando, cioè era così, così nervosa, quando mi parlava era così, gesticolava un sacco. Ad un certo punto si è messa le mani in tasca, io lì ho guardato il team della Benefit, che a 2 metri di me non si era accorto di nulla, perché questa persona parlava sottovoce apposta per non farsi sentire, ma io ero immobilizzata così. Non so nemmeno se i ragazzi e le ragazze in fila si sono resi conto di questa persona, non voglio addentrarmi e averci a che fare con questa persona, però vorrei capire se magari ha spaventato, tra virgolette, anche chi stava in fila, perché a me ha spaventato non poco. Ad un certo punto mette le mani in tasca, tutta così agitata, mette le mani in tasca, e io lì guardo il team Benefit, nessuno si è accorto di nulla, Eric non si è accorto di nulla, gli altri follower non si sono accorti di nulla, io lì vi giuro che ho pensato, perché io, cioè immaginatevi me lì, che comunque sono a contatto con centinaia di sconosciuti, che do per scontato a 10 anni che siano miei follower e che mi vogliono bene, però non si sa mai chi può venire. Io lì ho pensato: cazzarola, questa dalla tasca tira fuori un coltello, io sono sicura, cioè questa qualcosa mi fa, è fuori di sé, mi odia, cioè, ma mi ha anche detto una roba del genere, perché a me piacevi, adesso non ti posso vedere, una roba del genere. Ho detto: cazzarola, questa mi accoltella, questa qualcosa mi fa, cioè qualcosa mi fa.
In realtà aveva messo solo le mani in tasca dal nervoso, probabilmente perché gesticolava tantissimo, se ne è reso conto, ha messo le mani in tasca. Ma lì, ragazzi, io ho avuto veramente paura, ma paura con la P maiuscola. Non sapevo che cosa volesse farmi questa persona e vedevo che qualcosa di male mi voleva fare. Per fortuna il male che ha voluto farmi era soltanto quello di venire lì, rovinarmi la giornata, perché comunque la giornata me l'ha rovinata, e spaventarmi, ma non fisicamente, ok? Cioè voleva probabilmente rovinarmi la giornata e farmi restare molto male, cosa che ha fatto, ma ovviamente poi quando sono venuti i follower dopo mi sono un po' tranquillizzata, ok? Però per fortuna, cioè, ma vi giuro che io pensavo che volesse farmi qualcosa, cioè, e non sto esagerando, io ero convinta che tirasse fuori un coltello da quella tasca, convinta. Infatti subito dopo che se n'è andata mi ricordo di aver chiesto proprio 5 minuti di pausa e raccontato a quelli della Benefit che cosa era successo, si sono scusati perché non se ne sono resi conto, ma lei lo aveva fatto apposta. E in realtà e poi mi ha anche detto, questa persona mi fa: e così tu che dici che gli haters non hanno coraggio a dirle cose in faccia? Io sono venuta qua a farmi le ore di fila per dirtelo in faccia, torna col tuo ex marito. E io: cosa? E poi ad un certo punto si è guardata attorno, si è resa conto, cioè probabilmente era spaventata che qualcuno potesse capire che le sue intenzioni non erano buone. Ad un certo punto preso se n'è andata. E poi strano, perché poi alla fine, sempre perché gli altri non si rendessero conto, mi ha salutato con 3 baci di nuovo e mi ha sorriso. Cioè, strafinto, proprio sorriso strafinto, tipo... Cioè, da maniaca, vi giuro, io ero fuori di me. Tremavo, avevo lo stomaco sotto sopra, mi veniva da vomitare. E ho pensato, cavolo, io al prossimo incontro voglio avere una guardia del corpo, perché purtroppo su... non lo so, su 1000 follower normali ci può essere una che, o uno che non è un follower normale, ma che magari è qualcuno con cattive intenzioni. E dopo mi ricordo che quelli della Benefit si sono anche un po', c'era la ragazza che si è anche un po' così preoccupata, mi fa: cavolo, mi dispiace, ma non mi sono resa conto di nulla, ma chi era? Però ovviamente se n'era già andata, quindi non abbiamo potuto ovviamente fare nulla. In realtà è venuta e mi ha soltanto parlato, quindi anche se mi ha spaventato non poco. Però questo per dirvi che io in quel momento ho veramente pensato di non voler mai più fare un incontro. Dopodiché l'ho fatto qui a Trieste, ma vi devo dire che mi rimane molto la paura. E non credo di voler più fare incontri, a meno che non ci sia una persona lì proprio per proteggermi, perché purtroppo per colpa di qualcuno, no? Cioè magari per una persona, io adesso sono molto spaventata e non so in realtà se ad altri youtuber, ad altri influencer è mai successa una cosa del genere. Anche qui io mi sono sentita, cioè ho pensato di avere io qualcosa che non va, perché non avevo mai sentito di altri youtuber che hanno avuto un'esperienza del genere. Poi magari non li seguo e non lo so, magari è successo, però per me è stata veramente un'esperienza terribile, ragazzi, terribile. Non so descrivervi la paura che io ho provato, perché comunque ero lì in balia di questa sconosciuta e non riuscivo ad attirare l'attenzione di nessuno. Se lei avesse voluto accoltellarmi l'avrebbe fatto, se lei avesse voluto, cioè l'avrebbe potuto fare. Non vi nascondo che questa cosa appunto mi preoccupa molto e sto pensando che appunto ai prossimi incontri qualche accorgimento devo prenderlo, perché non si può mai sapere, specialmente con il fatto che ma con il fatto che comunque sempre più persone mi conoscono, non si sa mai che cosa può accadere. E quindi niente, questo era questo story time breve ma intenso per raccontarvi questa esperienza che fino ad ora, vi giuro, non ho avuto il coraggio di raccontarvi, perché io di questa persona ho seriamente paura. Però sono contenta di averlo fatto, magari può anche essere utile ad altri youtuber, ad altri influencer, per dirvi: state attenti comunque, perché sì, ci sono i vostri follower, sì, ci sono i nostri follower, però può esserci anche qualcun altro che magari non sta tanto bene di testa o che comunque qualche problema ce l'ha e non vi vuole bene. Non è lì per farvi del bene, ma è lì per farvi del male, qualsiasi male questo possa essere, che è fisico o mentale o psicologico. A me ha rovinato la serata, ha rovinato la giornata, mi veniva da piangere, quindi potete immaginare.
E questo è quanto, in realtà, ripensare a questa storia mi ha agitato veramente non poco. Comunque, sì, questo è quanto, mia family. Spero vi piacciono questi story time. Fatemi sapere se vi piacciono, ne farò altri. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video che sarà un vlog. Vi anticipo, bacio, ciao.